ho scelto l'Accademia Latte nel Cuore perché mi forma in tutte le discipline dello spettacolo. L'Accademia Latte nel Cuore trasforma i miei sogni in realtà. Noi abbiamo realizzato il nostro sogno, diventare ballerini. Noi cantanti, noi registi, noi musicisti, io attore e ho lavorato in una fiction televisiva. Dove c'è talento non esistono barriere. Iscriviti anche tu al Latte nel Cuore. www.artenelcuore.it. Una realtà che unisce ragazzi disabili e normodotati che esprimono le loro qualità artistiche in un percorso verso il raggiungimento di importanti risultati professionali. Un sogno che si realizza grazie all'ispirazione della presidente dell'associazione L'Arte nel Cuore Onlus, Daniela Alleruzzo, in collegamento con noi questa mattina. Buongiorno Daniela, benvenuta. Buongiorno, grazie a voi, grazie di esservi presi, cioè di dare questa attenzione al nostro progetto, perché penso che veramente merita, essendo l'unico al mondo, quindi io ringrazio tantissimo di questa opportunità che ci date. Allora, ho detto un sogno che si realizza, perché comunque nasce come un'idea, appunto la tua idea di un'accademia di teatro inclusiva. Raccontaci un po' la storia, l'origine di questa idea, sogno poi diventato realtà, insomma. Certo. Allora, diciamo che la disabilità è stata un po' una chiave importante della mia vita, perché io sono cresciuta con una cugina sordomuta e anche con un cugino con un ritardo mentale. Quindi, sai, quando si è piccolini, quando si sentono i discorsi dei grandi e senti un po' anche la preoccupazione, la disperazione degli adulti, no? Di avere comunque un figlio con una disabilità e avere paura di integrarlo nella società. Poi diciamo parliamo di 50 anni fa, quindi ancora più complicato, no, di oggi. Quindi sai, quelle cose che ti restano, quei semini che ti restano dentro, poi alla fine questo seme è diventato un frutto bellissimo. Io anche grazie a un percorso di fede in un momento difficile della mia vita mi sono così ho sentito fortemente di fare qualcosa di importante per chi era stato meno fortunato di me, e quindi così è nato, appunto, proprio un percorso di fede è nato. Io ho avuto una visione, proprio ho visto una struttura dove vedevo ragazzi con diversità, con disabilità, insieme a ragazzi con normodotati appunto intraprendere i percorsi di spettacolo, quindi di formazione artistica. Ho avuto proprio questa visione, ho creduto in questa cosa, è stato molto faticoso. L'Arte nel Cuore è nata nel 2005, però appunto grazie, evidentemente è proprio un progetto, io dico, di Dio, perché io insomma vengo da una famiglia umile, quindi non sapevo proprio da dove iniziare. Piano piano ho costruito, ci ho creduto, diciamo la strada è stata tutta in salita, però poi alla fine si sono aperte dei portoni, e da lì poi è nato, appunto abbiamo costruito insieme a tutto, io poi adesso ho un gruppo, un team di docenti che appunto collaborano con me da tanti anni, abbiamo costruito insieme questo bellissimo progetto che si chiama appunto L'Arte nel Cuore. Noi in questo nostro programma abbiamo dato spazio, stiamo dando spazio davvero a tante realtà che conservano, potremmo dire, un filo comune, ma che hanno una propria unicità. Ecco, L'Arte nel Cuore, attraverso le sue parole, Daniela, ci consegna davvero un altro spaccato di questa inclusività di cui tutti quanti abbiamo bisogno, e potremmo individuare anche un minimo comune multiplo, potremmo definirlo così, il fatto che attraverso l'arte si viene per certi versi liberati da quelle che possono essere le barriere fisiche e le barriere mentali, un modo per esprimere anche il proprio talento, è così? Sì, diciamo che il teatro, l'uso del teatro è in questo ambito risulta appunto utile per perseguire obiettivi di integrazione e agevolare così il riconoscimento e lo sviluppo di ogni abilità che ogni essere ha. E il teatro come cura di sé è uno strumento di crescita, di risveglio dei sensi, aiuta un po' a liberare appunto e riconoscere il proprio corpo anche in una forma diversa, no? E a riconoscere la propria voce, il proprio spazio. Cioè, il teatro allontana la solitudine, allontana, libera l'immaginazione, aumenta la creatività e diventa davvero uno strumento grande, importante, dove libera veramente tutti, anche i cosiddetti
così oggi parlare di normalità mi resta un po' difficile, anche certo. Insomma, i ragazzi con normali, ecco, chiamiamoli così. Mm-hmm. Quindi il teatro è un grandissimo strumento veramente importante, anche perché poi loro ogni anno, cioè noi in Accademia ogni anno facciamo spettacoli nuovi e diversi, quindi ogni anno loro si mettono diciamo di fronte a un personaggio nuovo, no? E quindi è bellissimo vedere questi ragazzi come si impegnano e come credono e quanto talento hanno, perché veramente tanti ragazzi con diversità hanno tanto talento nell'arte, come anche nello sport, ma diciamo che nell'arte tantissimo, perché l'arte nel cuore, come appunto avete potuto capire dallo spot che avete mandato, non si occupa solo di teatro, ma anche di tante altre discipline. E devo dire che questi ragazzi hanno veramente tanto dentro, tanto, ed hanno, e io lotto perché loro devono avere una possibilità come ce l'hanno tutti. Certo. Daniela, stiamo vedendo delle immagini appunto tratte dal vostro canale YouTube L'Arte nel Cuore, però vogliamo proprio, grazie alla regia, ascoltare un passaggio. Questa è un'opera famosissima, Il Gobbo di Notre Dame. Vogliamo vedere questi attori appunto alle prese proprio con un passaggio dell'opera. Una persona davvero eccezionale. Vorrei però fare qualcosa per lui, liberarlo da quella prigione. E Febo? Febo? Io ti conosco da quando eri in fascia e so che significa quella luce che hai negli occhi. E Smeraldina? Non lo so, sembrava volesse salvarmi. Sembrava sincero? Sembrava diverso. Beh, allora forse sarà un buon segno. Magari abbiamo qualche alleato contro Frollo. E di quell'Achille, che ne pensi? Potrebbe farci comodo. Sembra uno che sa maneggiare bene le armi. Ed è anche simpatico. Sospendo il giudizio, li conosco certi balli in botte. Ametista, tesoro mio, so bene che opinione hai su certi uomini. Sono io che ho asciugato le tue lacrime. Sì, tu mi puoi capire. Quando vedo un uomo come Achille, pronto all'azione, scarso a parole, non mi fido. Tu, con tutta la tua esperienza, sugli uomini non ci hai mai visto, giusto? E chi lo dice? A me sono sempre piaciuti così rudi e poco intelligenti. Che meraviglia, Daniela, che sentimenti provi ogni volta che vedi i tuoi ragazzi? Perché li mi viene da piangere, mi viene da piangere, perché vedere, ovviamente io conosco la storia di ognuno di loro, sì, e il loro percorso fatto con noi in Accademia, quindi vederli poi raggiungere questi risultati ogni volta che mi siedo su quella poltrona al Teatro Olimpico e li vedo poi in scena tutti insieme, è una grande emozione, cioè non so come spiegarla, ma è una cosa che parte da qua, e quindi dico ok, vedere questi ragazzi disabili, down, autistici, con la sindrome di Asperger, con ritardi medio gravi, recitare, interpretare, ecco, vedete, questa è Emanuela, una ragazza down, una ragazza che ha dei tempi pazzeschi, una ragazza che merita, che già ha fatto, non so se poi ne possiamo anche parlare, noi abbiamo fatto un film, Detective, esatto, per caso, è sì, stato il primo, sì, film, il primo film al mondo dove appunto loro sono i protagonisti, cioè noi abbiamo ribaltato il grande schermo italiano, cioè il grande cinema, abbiamo appunto portato in scena un gruppo di ragazzi che sono ovviamente dell'Arte nel Cuore, sempre di integrazione, perché appunto come dicevo all'inizio, io quando ho avuto questa visione ho visto un'Accademia non un'isola felice, quindi solo disabili, ma per me era importante includere, quindi fare integrazione, proprio perché dobbiamo abbattere tutti questi pregiudizi, e solo con la condivisione di un progetto come l'arte si possono raggiungere questi obiettivi di inclusione e di integrazione. E quindi grazie a tutto questo vedere poi in scena come questi ragazzi tra disabili e normodotati si aiutano, e soprattutto anche i ragazzi, diciamo, normodotati, come prendono e si fanno aiutare paradossalmente dai ragazzi con disabilità, perché ovviamente loro non hanno barriere, loro non hanno pregiudizi, loro sono liberi, cioè quello che sentono dentro lo tirano fuori e non hanno né cattiveria, sono persone libere, non sono strutturati come noi, capito? Quindi sì, sì, i ragazzi normodotati dipendono molto da loro,
E questo è, per me è una grande gioia, cioè oltre ad avere ovviamente, ad essere molto faticoso a portare avanti un progetto così ambizioso e importante, però poi quando mi siedo su quella poltrona dico signore grazie, perché se tu hai voluto tutto questo, ecco, oggi, oggi c'è la magia su questo palco, quindi sono solo devota, poi io sono devota a Padre Pio, quindi penso che non è nulla un caso se, se tutto questo poi è accaduto, insomma, ecco. Che bello, grazie. Ecco, Daniela, lei ha detto di aver di conoscere a memoria ovviamente le storie di tutti i ragazzi che fanno parte dell'Accademia. Allora le chiedo uno sforzo di memoria nel raccontarci una storia, comunque qualche aneddoto particolare legato alle esperienze di chi ha frequentato, di chi frequenta l'Accademia. Guardi, diciamo, ecco, parliamo proprio di Emanuela, che è la ragazza appunto che abbiamo visto con la sindrome di Down. Emanuela è una ragazza appunto, non lei, l'altra che abbiamo visto, è praticamente una ragazza che lei quando era da quando era piccolina si sentiva diversa, no? Perché quando usciva con la mamma da casa tutti quanti la guardavano, le sorridevano come per tenerezza, no? Che carina poverina, no? C'ha la sindrome di Down. E lei ovviamente questo modo di, diciamo, questi atteggiamenti le davano all'inizio, non capiva, no? Poi alla fine quando ha realizzato che anche lei, cioè che lei appunto aveva, era una ragazza con la sindrome di Down, ha detto alla mamma, ha detto senti mamma, lo sai che c'è, che io mi accetto per quello che sono, da quando sto frequentando l'Accademia Latte nel Cuore io mi sento più grande di queste persone, mi sento una persona libera, quindi adesso quando le persone mi guardano io mi giro e gli sorrido perché so che sono una persona sicuramente diversa, ma forse anche migliore di quello che loro mi vedono. Quindi questa è una cosa bellissima. Un'altra ragazza invece, che ora non è più da noi, ma che comunque ha frequentato per parecchio tempo Latte nel Cuore, è una ragazza che soffre di nanismo, e appunto lei ha sempre, anche lei diceva, io quando uscivo di casa mi sentivo ovviamente piccola, quello che sono. Da quando frequento Latte nel Cuore mi sento alta 2 metri. Quindi queste sono proprio delle testimonianze importantissime, certo. No? Come l'arte... come l'arte può veramente cambiare e appunto, come dicevo prima, far diventare grandi, cioè diventare uno strumento grande e importante per tutti quanti. Qualche indicazione tecnica, Daniela, come si accede alla vostra accademia, chi vi può accedere e a quali corsi può prendere parte? Magari abbiamo qualche genitore o qualche ragazzo che ci sta seguendo che poi vedrà questa intervista ed è interessato anche solo a ricevere informazioni. Allora, guarda, diciamo che noi, da noi si fanno delle audizioni che tendenzialmente le facciamo a metà, tra metà e la fine di settembre, quindi sì. Si accede facendo una richiesta diciamo di partecipazione alle audizioni e si fa un'audizione. E a secondo appunto di come viene poi passata l'audizione, noi consigliamo, magari un ragazzo viene per fare canto, però capiamo che non ha magari talento per il canto, lo indirizziamo a iniziare prima un percorso, che ne so, teatrale oppure di danza, oppure magari di fare un percorso di dizione, di respirazione per poi poter affrontare un percorso di canto. Quindi da noi si accede solo tramite le audizioni. Basta mandare una semplice richiesta al Latte nel Cuore, ovviamente entro e non oltre giugno, perché poi dopo noi le domande, siccome abbiamo tantissime richieste da tutta Italia, perché noi siamo a Roma e in Milano, però noi abbiamo ragazzi che vengono a Roma dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Sicilia, cioè veramente abbiamo ragazzi che vengono da tutta Italia. Quindi noi chiudiamo le audizioni a fine giugno e poi a settembre, appunto, come ho detto, si parte con le audizioni e il 1 ottobre poi si inizia il percorso che si conclude, diciamo, a giugno con lo spettacolo di fine anno, perché non facciamo degli esami, cioè l'esame finale per noi è lo spettacolo. Certo. E il corso dura 5 anni e quindi, insomma, basta andare sul nostro sito www.artenelcuore.it, possono trovare tutte le informazioni. Daniela, ti ringraziamo di cuore per essere stata con noi. Ti aspettiamo a San Giovanni Rotondo, perché anche al telefono, quando ci siamo sentite certo. In queste telefonate preparatorie, appunto ci hai raccontato di essere devota di Padre Pio, quindi ti aspettiamo qui, ti aspettiamo a San Giovanni Rotondo e davvero in bocca al lupo a te. Magari a tutti vengo con qualche ragazza, con certo. Qualcuno, certo. Con qualcuno di loro, così magari possiamo fare un piccolo sketch lì. Improvvisiamo, assolutamente. Vi aspettiamo a braccia aperte, davvero. Grazie Daniela Leruzzo, grazie. Presidente. Grazie.
grazie mille. Dell'arte del cuore. Ciao. E buona Pasqua. Grazie. Grazie, anche a buona voi. Pasqua. Buona Pasqua anche a Daniela Alleruzzo. E allora adesso andiamo in pubblicità, subito dopo l'ultima parte di Just Today, che si apre con le riflessioni di Don Francesco Armenti, dritto al cuore. Ma prima pubblicità.